l'incognita del Covid nel programma delle vacanze estive dei torresi. La maggior parte dei cittadini, infatti, non ha ancora programmato la propria vacanza in vista delle prossime settimane. Ancora troppo rischioso, secondo i torresi, allontanarsi dalla città, se non per mete di prossimità. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico di Torre del Greco per raccogliere le opinioni dei cittadini. Siamo ormai a luglio, è tempo di vacanza, e lei cosa farà in queste settimane? Rimaniamo a casa, anche perché i soldi non ce ne stanno. Poi comunque non sono finiti i vari contagi, c'è comunque da stare attenti. Quindi lei è preoccupato della situazione relativa al Covid? Sì, sicuramente, non siamo ancora tranquilli, specie a Torre del Greco, dove si sente parlare di contagi, di Delta. Gli spostamenti che i cittadini faranno, secondo lei, potranno mettere a rischio nuovamente la situazione? Come parlano in Europa, proprio stamattina leggevo che a causa dei viaggi si stanno aumentando un po' i contagi. Mi auguro di arrivare entro fine luglio libero da qualunque impegno per potermi godere un po' di vacanze estive, anche se il mese di agosto è il peggiore a mio avviso, però è l'unico che ho per poter andare in vacanza. Dove andrei in particolare? Già qualche programma? Ancora no, ancora no. Noi ci auguriamo la cosa principale, che praticamente questa pandemia venga gestita alla meglio, in modo tale da non ritornare poi a settembre punto e a capo, e penso che questo è un desiderio di tutti. Siamo agli inizi di luglio, lei cosa farà nelle prossime settimane? Andrà in vacanza? Prima secondo vaccino, poi si vedrà. Purtroppo può essere anche che ancora non è sicura di partire per questa ancora evoluzione del Covid. Si sta rinnovando un'altra volta con la variante, i contagi, e uno si deve essere sempre accorto, educato e consapevole che non è tempo ancora di essere pronti per l'assemblamento. Beh, più che programma definito, direi di fare qualche puntatina qua e là, vista la situazione, visto che siamo in regime di libertà vigilata, diciamo così, tra virgolette ovviamente, un po' enfatizzando la situazione. Quindi sicuramente ci sarà qualche puntata qua e là nelle vicinanze, anche in diverse parti d'Italia, ma nulla di definito, anche perché la situazione è in costante evoluzione, quindi è impossibile fare delle previsioni. Quindi sfruttare l'occasione anche per conoscere le nostre bellezze del nostro paese, delle nostre località. Sì, perché se teniamo conto che l'80% del patrimonio culturale è in Italia, allora direi che sarebbe il caso di sfruttare porre il naso un po' vicino casa nostra, ecco, non andare oltre, in maniera tale anche da implementare il turismo locale. Ci sono tanti borghi, tanti posti che meritano di essere visitati, quindi diciamo che si può sfruttare una situazione per guardare cose che in passato sono sfuggite per tante ragioni. Andremo in vacanza sicuramente, almeno per un weekend qualcosina si farà per spezzare anche un po' da questa routine, da questo periodo che ci vede un po' stressati tutti quanti noi. Magari anche un'occasione per riscoprire le località più vicine, che magari in periodi normali sono state, tra virgolette, trascurate. Sicuramente. I posti poi più belli li abbiamo anche noi qui, quindi non andremo manco molto lontano, immagino. E crede che con questi spostamenti alla fine possa aggravare la situazione relativa alle varianti? Ma io penso che con l'avanzare dello stato della campagna vaccinale la situazione sia sicuramente migliorata. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia e tenere sempre massima attenzione sull'argomento.